Nessuno è santo come il Signore, poiché non c'è altro Dio all'infuori di te, e non c'è rocca pari al nostro Dio. Le montagne sono bianche, è inverno, è arrivato presto, e ha vestito le cime con la sua coltre di neve. Guardando il paesaggio dall'aereo, mi soffermo sul testo di oggi. Non c'è rocca pari al nostro Dio. Di solito capiamo il valore del rifugio solo quando arriva la tempesta o il pericolo è in agguato. Se uno si perdesse in queste maestose montagne, morirebbe senza riparo. Il rifugio è la grotta di salvataggio, il nascondiglio dove si è al sicuro dal nemico. Questa vita è una lotta permanente. C'è un nemico che vuole distruggere le cose più preziose che Dio ti ha dato e non sarà soddisfatto finché non ti vedrà prostrato ai suoi piedi. Cercherà di distruggere i tuoi sogni, i tuoi piani, i tuoi ideali, metterà delle barriere sulla tua strada, userà gli altri e spesso le tue stesse debolezze per raggiungere il suo obiettivo. Ma la promessa di oggi è che abbiamo un Dio che non fallisce mai, specialmente nelle ore di dolore e di lacrime, quando pensiamo di essere arrivati alla fine. Ma Lui è santo, non c'è nessun altro come Lui, e Lui sarà il rifugio nel momento della crisi. In che modo è un rifugio? Quando andiamo a Lui, attraverso la preghiera, Dio rimuove la paura e mette la pace nel nostro cuore. Un cuore senza paura è in grado infatti di vedere gli sbocchi che la paura impedisce di vedere. Sapete, è stato dimostrato che nelle ore di maggior pericolo è il panico che causa il maggior numero di tragedie, non l'incidente stesso. Il panico, infatti, è radicato nella paura. Forse questo è il nostro problema più grande. La paura ci impedisce di superare, ci fa scappare anche da una formica, ci porta a immaginare difficoltà che in realtà non esistono e ci paralizza. Quanto è bello allora avere un rifugio in Dio, correre tra le sue braccia, nascondersi nel suo grembo, conversare con Lui nella preghiera e da lì uscire senza paura per affrontare le lotte della vita. Non uscire di casa oggi senza correre tra le braccia del tuo rifugio eterno. Raccontagli le tue paure, raccontagli le tue pene. Apri il tuo essere a Lui e ricevi l'ispirazione e la forza per superare. Non sei mai finito se hai un rifugio e ricorda, nessuno è santo come il Signore, poiché non c'è altro Dio all'infuori di te e non c'è rocca pari al nostro Dio. Buona giornata e che Dio ci benedica.